Questo Halloween è stato molto speciale per la festa delle piante, a differenza di qualsiasi altro anno. Zucche, vampiri, scheletri, streghe, abbiamo tutto! Aspetta, dove sono gli zombie? Chi doveva vestirsi da zombie? Scusi il ritardo, signore. Sei ancora tu, sempre in giro, fannullona. Non devi occuparti di altre cose? Signore, si calmi. E poi gli zombie non sono già arrivati. Come? Che cosa intendi? Rainbow è appena arrivata. Da dove viene quello? Correte! Stanno arrivando gli zombie! Non appena cominciò a suonare quella strana musica, un'orda di spietati zombie apparve improvvisamente. E più la musica era forte, più gli zombie erano scatenati. Non avendo altra scelta, le fate delle piante dovettero fare a turno per sorvegliare il giardino. Fatta eccezione per Rainbow, ovviamente. A proposito di lei, Rainbow possedeva una voce affascinante fin dalla nascita. Tuttavia, usava questo potere solo per questioni di poco conto. In un momento di disattenzione, Rainbow si era addirittura ipnotizzata accidentalmente, causando un grave incidente. Per questo, molte persone denigravano le sue capacità. Consapevole della sua goffaggine, Rainbow era piuttosto impacciata e spesso si nascondeva. Pensava di essere al sicuro, ma poi uno zombie errante si avvicinò barcollando verso di lei. Senza nessuna fata delle piante nelle vicinanze a cui chiedere aiuto, cominciò a cantare, seppure spaventata, per ipnotizzare lo zombie in avvicinamento. Dove sono? Chi sono? Dovresti chiederlo a tua madre, zombie. Perché chiederlo alla fata delle piante? Oh, giusto, sono una fata delle piante. Che sciocchezza! Aspetta, chiamo Tom Nat per catturarli. Non oseranno più sottovalutarmi. Per favore, non lasciarmi! Ho paura degli zombie! Sei senza cervello! Tu sei uno zombie! L'attenzione di Rainbow si spostò improvvisamente sull'anello al dito dello zombie. Apparteneva al suo caro amico, Tangle Kelp. Andò nel panico, pensando che il suo amico d'infanzia fosse in pericolo. Tuttavia, lo zombie non aveva più memoria e si limitava a scuotere la testa in risposta alle sue domande. La prima cosa da fare era nascondere la sua identità. Fu un gioco da ragazzi per il migliore amico Rainbow, Sunflower. Aspetta, guarda tu stessa. È innocuo, non ti farà del male. Grazie alle eccezionali capacità della sua amica, nemmeno l'attento Tall Nut riuscì a rivelare qualcosa di sospetto. Non ho mai visto una zucca così strana in vita mia. Dopotutto è Halloween, non fare il guastafeste. Pumpkin si era addirittura travestito da fata delle piante. Con il suo fare gentile conquistò il cuore di tutti, dagli anziani ai bambini. E anche... belle ragazze. Oh?
Grazie a Pumpkin, Rainbow si sentiva più audace e sicura sulle sue abilità ipnotizzanti. Quel potere l'aveva aiutata a calmare uno sciame di insetti ostili, trasformandoli negli assistenti delle fate delle piante. Ma all'improvviso, Rainbow fu sorpresa nel realizzare che aveva sviluppato dei sentimenti per quell'essere metà cadavere e metà pianta. Ovviamente non sapeva che uno zombie senza cuore e con la testa vuota come Pumpkin si sarebbe lasciato ammaliare dal suo sorriso radioso. Tutte le piante del giardino fatato erano state create dal dottor Thomas, uno scienziato gentile e rispettato. Sicuramente sarebbe stato in grado di scoprire la verità sull'anello dell'alga di Pumpkin. Dottor Thomas, ho una cosa da chiederle. Fa silenzio, il dottor Thomas deve prepararsi per la parata di Halloween. Vai via e lascialo riposare. Forza, Talnut! Gli eroi del futuro siamo noi! Promettiamo a tutti che stasera, ad Halloween, insieme fermeremo l'invasione dei demoni e proteggeremo la città! Non sta funzionando! Era l'unico modo! Quella notte, i due amici si intrufolarono nel laboratorio di Thomas per affrontarlo personalmente. Tuttavia, scoprirono che la rispettata considerazione del dottor Thomas non era altro che una copertura. Videro una scena terrificante, lontana da ciò che le fate delle piante avevano mai immaginato. Stava inventando un liquido verde che poteva trasformare qualsiasi pianta in uno zombie. I suoni inquietanti prodotti dalle sue piante facevano agitare gli zombie. Quando lavorava in città, al centro per sviluppo, Thomas era stato ridicolizzato perché non era esperto come gli altri scienziati. Si era quindi trasferito in campagna, con la sinistra ambizione di creare vari tipi di zombie e scatenarli sulla città per provocare un'epidemia. Bene, ci sono riuscito! Adesso mi pregherete tutti di fornirvi l'antidoto! Chi oserà sottovalutarmi ora? Pumpkin e Rainbow tornarono di corsa al giardino per informare la fata delle piante. Nonostante la vera identità di Pumpkin fosse stata rivelata, l'immagine impeccabile del dottor Thomas avrebbe indotto le fate a fidarsi di lui. Rainbow, sei stata ingannata da quello zombie! Presto, catturateli! Poco dopo, si sarebbero pentiti della loro decisione. Il dottor Thomas aveva imprigionato tutte le fate delle piante allo scopo di trasformarle in zombie. Durante l'ultimo periodo, Rainbow si era così abituata alle punizioni delle fate che riuscì a scappare facilmente. I due eroi rapidamente liberarono la fata mentre Thomas era impegnato a preparare il siero zombie. Dottor Thomas, esigiamo una sua spiegazione. Come osi? È finita. La tua pozione è stata distrutta. Non puoi più farci niente. Ma Thomas non aveva paura. Evocò un'orda di zombie con la sua musica per punire coloro che non volevano sottomettersi a lui. Scoprirono tutti un terribile segreto. Molti cittadini innocenti erano stati trasformati in zombie dal malvagio scienziato. Lo spirito combattivo delle fate delle piante si stava gradualmente attenuando. Non potevano fare del male ai loro amici o alle persone a loro care. Pensi di potermi sconfiggere con i tuoi deboli poteri? Allora, Tangle Kelp è...
Stai attenta! Inseguilo, Rainbow! Adesso Pumpkin non era più debole. Affrontò coraggiosamente il dottor Thomas. Rendendosi conto della sua vulnerabilità, Thomas si immerse nel liquido per trasformarsi nello zombie più potente. Sei pazzo! Questa soluzione non farà altro che aumentare la mia forza. Al contrario, tu sei già stato trasformato in una zombie. Se usi la pozione di nuovo, diventerai una zombie per sempre. Tangle Kelp. Ma Pumpkin non aveva paura. In quel momento, per lui, niente era più importante che sconfiggere il cattivo e salvare gli altri. Alla fine, Pumpkin riuscì a sconfiggere il dottor Thomas. Rainbow e Pumpkin ottennero l'antidoto per trasformare tutti gli zombie nei loro amici. Tutti tranne Pumpkin, che aveva per sempre perso la sua possibilità di diventare una fata delle piante. Tuttavia, grazie al bagno nel potentissimo siero zombie, Pumpkin ricordò il suo passato, rendendosi conto di essere veramente Tangle Kelp. Basta con queste sciocchezze, è tutto finito. Andiamo a goderci Halloween! Giusto! Ci siamo preparati a questo evento con tanto impegno! Sì, è tutto finito! Non proprio tutto! Dopo quegli eventi, si erano resi conto che i loro sentimenti andavano oltre l'amicizia. L'Halloween di quest'anno è stato davvero indimenticabile per tutti, soprattutto per lui. Felice Halloween, dolcetto scherzetto! La storia finisce qui per oggi. Grazie per il tuo supporto. Ogni visualizzazione per noi è un grande incoraggiamento per scrivere nuove emozionanti storie. Non dimenticarti di iscriverti al canale di WoW Fairy Tales per aiutarci a raggiungere presto 1 milione di iscritti. Ora, nei commenti, scrivi cosa ne pensi di questa storia che hai appena ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio! Guardate, la piccola principessa si è trasformata in una bellissima sirena. Sarà in grado di sconfiggere la perfida strega? Ascoltate le fiabe di WoW Fairy Tale per scoprirlo. C'era una volta, nel profondo oceano, dove gli dei regnavano sui mari, una piccola principessa chiamata Kraken. Kraken, mia piccola principessa, mio tesoro. Spero che tu possa crescere felice insieme a me. Sfortunatamente, durante la battaglia per sconfiggere la strega Octopus, prima che questa svanisse, lanciò una maledizione contro Kraken, che la risucchiò e rese la sua pelle viola. Ehi, alla principessa è venuta la pelle viola come quella della strega. Crescerà con i suoi stessi poteri. Immagino di sì, ma teniamocelo per noi e non facciamolo sapere al re. Pieno di amore per sua figlia e non volendo che vivesse in solitudine, il re la affidò al re e alla regina di Manila, regno degli umani, affinché si prendessero cura di lei. Prima di andarsene, le aveva lasciato un marchio di tridente sulla fronte come incantesimo di protezione. Mio piccolo tesoro, spero che la mia magia possa proteggerti e darti pace nella vita. Vi ringrazio sinceramente. Spero che l'amiate come vostra figlia. Eccovi una conchiglia magica. Se avete bisogno di me, fischiateci dentro. Kraken venne accudita dai sovrani di Manila. Quando fu grande abbastanza, andò a scuola con i suoi coetanei. Tuttavia, veniva derisa da tutti per via del colore della sua pelle. Ciò la rendeva triste e chiusa in se stessa. Preoccupati per lei, il re e la regina andarono a riva e invocarono il re del mare.
Siamo molto preoccupati per nostra figlia. Viene presa in giro dai suoi coetanei e sta tutto il tempo da sola. È davvero preoccupante. Credo che dovremmo portarla alla scuola di principesse nel Regno Incantato. Magari si troverà meglio. Cosa? Andrò nel regno a studiare? È incredibile! Grazie mamma e papà, vi voglio bene! Era da tanto tempo che non ti vedevo sorridere, mia piccola principessa. Il re e la regina usarono la conchiglia magica per aprire le porte che conducevano al regno incantato della scuola per principesse. In questa nuova scuola, Kraken conobbe nuovi amici, tutti discendenti di grandi maghi e regine. Lì non veniva ridicolizzata per il colore della sua pelle, ma era invece ben voluta da tutti. Da quel momento pensò che la sua vita sarebbe stata felice, fino a che un giorno non arrivò a scuola una nuova sirena chiamata Ruby. Ruby era molto bella, con la sua pelle chiara e i suoi rossi capelli fiammeggianti. Salve a tutti, sono Ruby, la nuova studentessa, figlia del re del mare. Spero di avere il vostro supporto. Tutti erano stupiti da Ruby perché era bella, forte ed aveva una voce soave. Quando cantava tutti si lasciavano ammaliare e cantavano insieme a lei. Ma nonostante la sua perfezione, per qualche ragione, Ruby prendeva spesso di mira Kraken. Avete notato che la pelle di Kraken ricorda quella della strega Octopus? E se fosse sua figlia? Tale sospetto rese gli studenti diffidenti nei confronti di Kraken, al punto che lei cominciò a rinchiudersi in se stessa. Il giorno dell'anniversario della scuola, Ruby mise segretamente una pozione nella tazza di Kraken. Quando tutti alzarono le loro tazze per brindare, Kraken bevve l'intera pozione e cominciò a urlare in agonia, trasformandosi per metà in umana e per metà in polpo. Ruby urlò ad alta voce, con un tono accusatorio. Oh, santo cielo! Avevo ragione! È davvero la figlia di Octopus! Questo fece sì che tutti cominciassero a scacciare via dalla paura Kraken. Ok, adesso calmatevi. Lasciate fare me. Cosa hai intenzione di fare? La porterò da mio padre per giudicarla. Dopotutto è la figlia di un nemico del mare. Dopodiché, Ruby usò i suoi poteri per immobilizzare Kraken e trascinarla in fondo al mare, nonostante si ribellasse. Con sua sorpresa, mentre era in acqua, Kraken percepiva che la corrente la abbracciasse invece di soffocarla. Ruby la portò al cospetto del re e fu solo allora che il suo piano divenne chiaro. Siete degli sciocchi. Io sono la figlia di Octopus, quella che avete ferito tempo fa. Ti ricordi ancora del tuo vecchio nemico, mio re? Ho percorso grandi distanze per catturare tua figlia. Ora ce l'ho in pugno. Ti arrendi o devo abbandonarla al mare? Va bene, mi arrendo. Lascio andare mia figlia ora. Ma inaspettatamente, muovendosi con rapidità, Ruby riuscì ad afferrare il tridente del re e a ferirlo gravemente. Ruby scagliò via Kraken e, impugnando il tridente, emerse fino alla superficie del mare. Kraken corse da suo padre e lo abbracciò piangendo. Piccola principessa, pensavo che portarti fuori dall'oceano ti avrebbe messo al sicuro, ma ti ha procurato solo sofferenza. Per favore, perdonami. Papà, non sono arrabbiata. Devi riprenderti. Non puoi lasciarmi. Figlia mia, ora devi andare in superficie e fermare Ruby. Solo tu puoi farlo. Mi dispiace se non riesco a venire con te. Papà, papà! Piena del suo amore per il padre, Kraken si diresse immediatamente a scuola. Fu lì che vide Ruby trasformata in piovra gigante che attaccava tutti.
fece un passo avanti e alzò il braccio per difendere gli studenti. Evocò una grande onda che bloccò l'attacco di Ruby, facendolo andare su tutte le furie. Ruby ha ingannato tutti e preso il tridente di mio padre. È lei la figlia di Octopus. Mi dispiace se non ti abbiamo creduto. Lascia che ti aiutiamo in questa lotta. Elsa usò i suoi poteri di ghiaccio per creare un ponte, permettendo a Kraken di arrivare al tridente. Mentre Kraken correva verso l'arma, Rapunzel volò velocemente in aria e usò la leggendaria padella di fuoco di sua madre per colpire Ruby, facendole cadere il tridente. Kraken afferrò subito il tridente. Nell'istante in cui lo toccò, la cicatrice sulla sua fronte si illuminò e si trasformò in un gigante. Col tridente nelle sue mani, Kraken sconfisse la malvagia Ruby e riportò la pace nel regno. Dopo la vittoria, Kraken tornò nell'oceano. E usò i suoi poteri per risvegliare suo padre. Padre e figlia si abbracciarono gioiosi. Il re, inoltre, donò il tridente a sua figlia. Da allora, Kraken divenne la protettrice dell'oceano e dei suoi abitanti, così come degli esseri umani.